Basta! Salve e benvenuti a questa nuova puntata di Controcorrente, la rubrica di attualità politica del portale Centro di Gravità. Vorrei affrontare oggi un tema che avrei voluto affrontare in realtà già nella puntata precedente, e quindi lo affrontiamo con un po' di ritardo, è quello dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il 17 marzo è stato celebrato in pompa magna appunto l'anniversario dell'unificazione del paese, però vorrei affrontare il tema facendo un passo indietro di qualche settimana e quindi parlando prima di tutto dello spettacolo di Roberto Benigni sul palco dell'Ariston in una delle serate del Festival di Sanremo. Benigni si è presentato, come vedete probabilmente in questo momento, su un cavallo bianco con naturalmente il tricolore in mano ha proposto una sua esegesi, un'interpretazione testuale dell'inno di Mameli che ha riscosso un consenso pressoché unanime tra tutti i politici e tra tutti i commentatori di destra come di sinistra. Anche i quotidiani vicini a Berlusconi, da Libero al Giornale, hanno detto: beh, insomma, sì, Benigni ha fatto anche qualche battuta su Berlusconi o sulle minorenni, ma in fondo no, è riuscito a unificare tutti gli italiani, a unire tutti gli italiani attorno a un nucleo di valori comuni che è costituito appunto dall'inno di Mameli, dai principi, dai valori, dai contenuti esplicitati attraverso questa esegesi dell'inno di Mameli. Tutto è bene, quindi quello che finisce bene. Io non ne sono completamente convinto, credo che l'operazione di Benigni sia stata un'operazione sicuramente politicamente molto corretta, ma storicamente e anche deontologicamente poco corretta, perché Benigni, che è un comico, ha fatto quella che è stata sostanzialmente una lezione di storia e che come tale è stata percepita da milioni e milioni di telespettatori, raccontando però molte inesattezze e anche molte falsità, a cominciare dagli anacronismi storici, cioè pensare che Scipione l'Africano, il generale romano vincitore della battaglia di Zama, possa essere considerato una sorta di italiano ante litteram è abbastanza ridicolo, come è abbastanza ridicolo pensare che la Lega dei Comuni Italiani contro l'imperatore Barbarossa fosse una sorta di antesignana del Risorgimento, quando insomma a fianco dell'imperatore combatterono anche altri comuni e altri italiani che non per questo erano meno italiani. Tutto il discorso sulla rappresentazione degli stati preunitari, per cui i Borbone erano dei despoti terribili e gli Asburgo violentavano a tutto spiano, eccetera, è una rappresentazione molto caricaturale. Così come Benigni ha riproposto l'idea di un risorgimento fatto dal popolo e non dalle élite, che è anche qui un'idea semplicemente infondata, ma proprio perché a quell'epoca più dell'80% della popolazione italiana era una popolazione rurale, era una popolazione analfabeta che non conosceva la lingua italiana, che parlava il proprio dialetto, e quindi per il contadino del Veneto, il contadino calabrese era straniero come e più dell'imperatore d'Austria, che anzi l'amministrazione asburgica era un'amministrazione anche abbastanza efficiente, e quindi i contadini del Veneto non ci pensavano minimamente all'idea di unirsi con i contadini calabresi e abbandonare l'imperatore d'Austria, e lo stesso vale per i contadini meridionali. Basta ricordare l'episodio di Carlo Pisacane, che sbarca nel mezzogiorno d'Italia per scatenare un'insurrezione insieme ai suoi compagni, i famosi 300 che sono giovani e sono morti, perché vengono massacrati dai contadini meridionali, naturalmente a cui danno manforte i membri della polizia borbonica. Quindi questa visione è da rivedere, non si tratta naturalmente di fare il processo né al Risorgimento né all'Unità d'Italia, ma credo che l'interpretazione e la lezione di storia proposta da Benigni sia il modo peggiore per riunire gli italiani attorno alla propria storia, perché è un modo che forse può avere un grande successo mediatico nel breve periodo, ma che non risolve i nodi che sono alla base della questione. Quindi bisogna fare soprattutto una grande operazione di verità su queste questioni. Detto questo, non è finita qui
abbiamo detto, il 17 marzo è stato celebrato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e anche quella giornata è stata, per quanto mi riguarda, guastata da alcuni episodi che sono avvenuti nel corso delle celebrazioni, e parlo soprattutto delle contestazioni che sono state rivolte non solo al Presidente del Consiglio Berlusconi, ma anche ad altri membri della maggioranza. Parlo del segretario del Partito Democratico Bersani, che rincarando la dose si è presentato all'altare della patria facendo un discorso per cui i veri patrioti in realtà sono sempre stati i progressisti piuttosto che i conservatori, e quindi il vero patriota sostanzialmente è lui. Ora, questo tentativo di utilizzare quella che doveva essere una giornata di festa, una giornata che doveva unire tutti gli italiani attorno a dei valori comuni, in una nuova clava da utilizzare per colpire gli avversari politici, in un nuovo strumento per dividere, beh, questo lo trovo francamente indegno. E quindi un'occasione persa per quanto mi riguarda, un'occasione in cui questo paese, da una parte e dall'altra, ha dimostrato ancora una volta di essere poco maturo. Proverò invece a dire come io vedo la questione dell'identità nazionale italiana e del risorgimento e dei 150 anni. Se è vero che l'Italia è una nazione che si è formata prima di tutto sulla cultura e sull'arte, prima che sulla politica, beh, allora è evidente che l'Italia nasce molto prima del 1861, che 1861 non è la nascita dell'Italia, ma è tutt'al più il suo matrimonio, cioè il momento in cui la nazione italiana sposa, per così dire, lo Stato e quindi si trasforma in uno Stato nazionale. È un matrimonio che tra l'altro viene celebrato in comune e non in chiesa, come sappiamo, perché viene costruito contro la Chiesa Cattolica e quindi contro la sensibilità religiosa della stragrande maggioranza della popolazione dell'epoca, e anche contro l'elemento unificante probabilmente dell'identità italiana. È un matrimonio che va avanti tra alti e bassi nel corso dei decenni. Nella Prima Guerra Mondiale questo matrimonio si forgia e probabilmente appunto genera dei figli, nel senso che gli italiani scoprono probabilmente di essere italiani e vengono nazionalizzati per la prima volta nel corso della Prima Guerra Mondiale. Nel 29 c'è la regolarizzazione dal punto di vista canonico di questa situazione, quindi il concordato Stato-Chiesa. Successivamente avvengono altre vicende: l'8 settembre del 43, la Costituzione Repubblicana, che però esclude appunto dalla famiglia degli italiani una parte di quella famiglia. Ecco, in questi decenni noi abbiamo la possibilità finalmente di ritrovarci tutti quanti uniti attorno alla nostra identità nazionale, e sarebbe il caso di non sprecare questa opportunità utilizzando ancora una volta anche la patria come strumento per dividere e non per unire, e tirando fuori anche discorsi sul patriottismo costituzionale che sostituirebbe o che integrerebbe o che completerebbe, no, l'identità nazionale italiana. L'identità nazionale italiana viene da molto più lontano della Costituzione del 48, con tutto il rispetto della Costituzione del 48, che però naturalmente può essere modificata come tutte le Costituzioni, può essere sostituita nel caso in cui non sia più adatta a regolare in quanto legge suprema la vita nazionale. Quindi su questo bisogna essere molto laici, avremo modo di esserlo nelle prossime puntate, e nonostante questo appunto bisogna continuare a amare l'Italia, amare la sua identità profonda che appunto viene da molto prima. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.